Benvenuto al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'abbiamo accolta con delle note di Vivaldi, quindi insomma grazie. Almeno l'inizio di questa conversazione, insomma iniziamo con questa conversazione con un po' di bellezza, visto che purtroppo invece le cronache, l'ultima, quella dell'omicidio di Prima Valle, ci portano verso l'orrore del femminicidio, ci riportano verso l'orrore del femminicidio, quindi prima di parlare mi collego con il nostro Luca Rosini per sapere se ci sono aggiornamenti. Serena, sono proprio qua davanti al luogo dove è stata trovata Michelle Caruso e qui, come puoi vedere, ci sono fiori, bambolotti, messaggi in suo onore lasciati da persone del quartiere, amici, conoscenti e tanti cittadini sconvolti da questo omicidio, femminicidio. Per la sua morte è stato, come si sa, arrestato un ragazzo di 17 anni, ancora misterioso il movente di questo atto crudele, forse causato dal rifiuto da parte di Michelle alle avance e o forse ultimamente anche nelle ultime ore si fa avanti l'ipotesi dei piccoli debiti. E tanto si farà una analisi tossicologica per sapere se il ragazzo fosse sotto effetto di psicofarmaci e anche sul corpo di Michelle verrà effettuata questo test. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere e anche se la famiglia di Michelle lo conosceva, lo riteneva un ragazzo di buone maniere. È stato denunciato, sembra precedentemente però, per altre violenze nei confronti di un coetaneo. Pubblicava video su TikTok con droga e vestiti griffati inneggiando appunto alla violenza e alla droga. Forse già domani lunedì verrà sentito per interrogatorio di garanzia. Stasera invece alle 20 qua nel quartiere una marcia in ricordo di Michelle. Grazie Luca, stiamo parlando peraltro di minorenni, sappiamo che dall'inizio dell'anno fino al 29 giugno sono stati registrati 58 omicidi di donne, di cui 48 uccise in ambito familiare affettivo. E al di là del caso specifico, dico ovviamente, si occuperà la magistratura, che cosa si può fare a livello governativo e politico per porre una fine a questa strage? Ora, come diceva lei, al di là dell'inquadramento che dovrà darsi a questo episodio, a cui stanno lavorando gli inquirenti, la magistratura, che quindi ci daranno l'esatto contesto in cui l'episodio tragico e maturato, noi come attività di governo abbiamo già contraddistinto la nostra azione in questa direzione. C'è stato un recente provvedimento normativo che abbiamo condiviso anche col ministro Roccella, col ministro Nordio, che ha previsto un generale rafforzamento degli strumenti giudiziari, diciamo, per contrastare, per reprimere, insomma, per sanzionare questi episodi. È chiaro che ci sono state, per quanto riguarda anche la parte che più strettamente mi riguardava, anche il rafforzamento di alcune misure di prevenzione. Penso all'ammonimento del questore, esteso ad alcuni reati spia cosiddetti, si tratta di provare ad intercettare prima certi fenomeni. Quali sono i reati spia? I reati spia possono essere quella della violenza domestica, quelli, insomma, possono essere alcuni reati che attengono a comportamenti che in qualche modo preludono, secondo l'analisi statistica, quelle che poi sono le evoluzioni in femminicidio. Però è del tutto evidente, noi l'abbiamo detto anche quando c'è stata l'approvazione di questo provvedimento, che fenomeni come questo, la prevenzione e la repressione deve essere sempre alta, ma scontano sicuramente un fenomeno, una relazione con fenomeni di carattere culturale ed educativo, per cui è importante pure che se ne parli in contesti come questo, la sensibilizzazione, si tratta di due giovani, se fossero quelle le motivazioni, la cosa ancora più preoccupante è che matura quel tipo di motivazione anche rispetto a persone che non hanno raggiunto neanche la maggiore età, quindi incidere su quella che è la cultura, ahimè, talvolta molto diffusa, di un senso proprietario della donna da parte degli uomini, una debolezza, diciamo, degli uomini nel non saper accettare magari certe dinamiche, è sicuramente qualcosa che non basta alla legge penale né l'azione delle forze di polizia. Ministro, sorrido perché qui noi, sorrido amaramente, qui noi nel nostro piccolissimo tutti i giorni abbiamo così cercato di valorizzare il più possibile la forza delle donne e la capacità anche degli uomini di dichiarare le proprie fragilità. Certo, perché solo in questo incontro possiamo crescere insieme, noi uomini
e noi donne. Allora, veniamo al Consiglio europeo, perché pare che si sia concluso, insomma, fonti La Repubblica, c'era in agenda anche il tema dei migranti, risulterebbe, qui leggo l'agenzia La Press, che non c'è il consenso per approvare le conclusioni nella parte relativa alla migrazione. E quindi la Presidenza del Consiglio ha riferito ai leader del Consiglio europeo dopo aver incontrato il polacco e l'ungherese, che sono peraltro suoi storici alleati culturalmente e che però sono quelli che si oppongono di più, mi corregga se sbaglio, al meccanismo delle ripartizioni, che vuol dire adesso secondo il Trattato di Dublino i migranti devono chiedere il permesso di asilo nel paese, lo spiego al pubblico, nel paese nel quale arrivano, molti arrivano in Italia perché ovviamente siamo una penisola, e si era in un vertice europeo dell'8 giugno, peraltro dei ministri dell'interno dove c'era anche lei, si era deciso che ci sarebbe stata questa ripartizione, che i paesi che non avessero accolto i migranti sbarcati negli altri erano tenuti a pagare una cifra. Quindi? Allora, preciso, è una tecnicalità ma molto importante. Conclusioni di questo Consiglio non toccano, seppur declinate in modo corretto come lei ha fatto, non toccano quello che è stato il risultato raggiunto l'8 giugno col patto, con la voto che c'è stato sul patto migrazione asilo. È una cosa un po' complicata da fare capire a tutti. Lì si trattava dell'avvio di un processo di normazione, di regolamentazione, di creare una legge europea che poi, che se ne dica, andrebbe a toccare, se approvata nel prosieguo, andrebbe a toccare proprio quel trattato di Dublino così come concepito adesso. Oggi si trattava di un documento politico che dovevano approvare il Consiglio, quindi i capi di governo, dove non c'era possibilità di raggiungere una decisione a maggioranza e quindi è stato espunto questa parte. Perché ma era una valutazione... vorrebbero l'unanimità, sia ma vorrebbero vorrebbero l'unanimità anche sul patto migrazione asilo, ma è già andato, non è, insomma, l'Unione Europea ritiene correttamente secondo noi che quel tipo di lavoro invece andava approvato a maggioranza qualificata, quindi c'è tutta una questione tecnica che non mette in discussione quel risultato che si è raggiunto l'altra volta. Mi permetta di precisare, noi non abbiamo, come ha precisato il Presidente Meloni, credo molto efficacemente anche in uscita dalla riunione, noi non abbiamo differenti posizioni nettamente differenti da quella di Polonia e Ungheria. Polonia e Ungheria pongono al centro, al loro modo di vedere, dell'azione europea quella che dovrebbe essere proprio il contrasto assoluto rispetto agli arrivi. Questo è uno dei capisaldi, un cardine anche della nostra azione. Noi riteniamo sempre che siamo contrari, diciamo, all'ineluttabilità degli arrivi, quindi la redistribuzione come conseguenza inevitabile dell'ineluttabilità degli arrivi. Noi lavoreremo sempre perché gli arrivi siano diminuiti, siano contrastati, perché riteniamo che dietro gli arrivi incontrollati ci sia l'azione dei trafficanti, ci sia l'insostenibilità della gestione del governo del fenomeno migratorio. Però abbiamo approvato, siamo stati a bordo di un patto che era ovviamente frutto di un negoziato, di una mediazione, dove abbiamo, riteniamo, ottenuto, secondo quello che è il nostro interesse come Paese, un riequilibrio tra quelli che erano i meccanismi di Dublino, cioè la responsabilità, l'esclusiva responsabilità dei Paesi di primo ingresso, compensata con un meccanismo di solidarietà che lei ha accennato. Devo mandare un mini spot, 50 secondi e ci ritroviamo. Leggo la dichiarazione di Meloni che lei appunto ci citava: non sono delusa dall'atteggiamento di Polonia e Ungheria, non sono mai delusa da chi difende gli interessi nazionali, sarò a Varsavia mercoledì, dobbiamo ricordare però che sono le due nazioni che in Europa si stanno occupando di più dei profughi ucraini, soprattutto la Polonia, aggiungo io, esattamente le parole della Presidente del Consiglio. Ministro, ma il meccanismo però è quello delle sanzioni, cioè un patto di questo genere regge se poi chi si rifiuta di ridistribuire, di accogliere i migranti in più dagli altri paesi, è sempre brutto parlare in questi termini trattandosi di vite umane, però insomma, per capirci, se chi si rifiuta deve pagare un prezzo, se non paga il prezzo, se invece non c'è nell'accordo la sanzione, siccome io ne parlavo pure con Minniti all'epoca, c'era sempre lo stesso problema, ridistribuiamo ma poi gli altri paesi facevano orecchie da mercante, come si dice. Allora, il meccanismo è un po' più sottile. Come le dicevo, si deroga all'originario principio di Dublino, cioè esclusività della responsabilità del paese di primo ingresso. Oggi, fino ad adesso, il meccanismo di distribuzione era solo su base volontaria ed era affermato in dichiarazioni di valore politico e non in atti di natura normativa.
Se il patto avrà un seguito, come le dicevi, in un'approvazione di una norma, adesso più che come sanzione noi dovremo vederlo, il principio di solidarietà, cioè la condivisione che l'Italia voleva, cioè del problema come problema europeo, sarà attuato attraverso o l'attribuzione di una quota di distribuzione o chi volontariamente non lo vorrà fare, verserà, insomma sarà attributario di una quota di contribuzione ad un fondo, anche questo è un grande successo della posizione italiana, un fondo che va ad alimentare proprio quella cosiddetta dimensione esterna, cioè che declinata per i non addetti ai lavori, è proprio questa visione che l'Italia, il governo italiano ha ottenuto che fosse inserito anche oggi, cioè nelle conclusioni, cioè la visione del problemi migratori, la tutela delle frontiere come problemi europei, non solo dei paesi di primo ingresso. Perché poi loro dicono io difendo i miei confini, e come li convinciamo Polonia e Ungheria? Io ripeto, adesso vedremo. Vedremo non... Poi c'è il tema della Tunisia, perché sappiamo che molti partono da lì, considera possibile un accordo con il governo tunisino, e ovviamente lì c'è il tema che si ripropone come c'è già stato con la Guardia Costiera Libica, cioè sono paesi nei quali i diritti umani sono violati, insomma, e la democrazia non è affermata. Beh, però mi consente di dire, formalmente la Tunisia non è assimilabile alla Libia, livello, è un paese, certo, che anche tecnicamente è considerato paese terzo sicuro, cosiddetto. E l'accordo è già in essere, noi abbiamo una cooperazione anche molto proficua. Io segnalo, rispetto ai pur numerosi ingressi che sono, si sono sbarchi che si sono verificati in partenza da quel paese, ma la Guardia Costiera tunisina quest'anno ha salvato più di 33.000 persone, o comunque ha frenato le partenze tra operazioni fatte a terra e in mare di recupero e di salvataggio di persone, di più di 30.000 persone. Quindi noi abbiamo già una cooperazione bilaterale molto proficua, sarà molto importante, l'Unione Europea la stiamo spingendo a quella attraverso un negoziato, di un memorandum che è in corso di negoziato proprio in questi giorni, che ci sia anche lì, dimensione esterna, l'Europa che si fa carico, quindi non più solo l'Italia, non più solo i paesi di primo ingresso, l'Europa che si fa carico di tutto quello che riguarda questa cooperazione con quel paese. Espulsioni, perché ieri ha incontrato il ministro Nordio, ovviamente le espulsioni sono complicate da fare, anche perché poi ci sono le scorte, no? Non è che tu dici a uno dai il foglio di via, ma spesso devono essere accompagnati, no? E quindi è oneroso, è complicato, devono essere identificati. Che cosa avete deciso insieme? Ecco, noi ieri abbiamo deciso, ecco, in applicazione di quelle, cioè nella preparazione del lavoro che dovrà dare applicazione dalle normative recenti che abbiamo approvato, sia col decreto legge in approvazione del Consiglio dei Ministri a Cutro, ma anche quello che si sta preparando in Europa proprio col patto migrazione asilo, cioè di rendere più efficace il sistema di espulsione con le cosiddette procedure accelerate o procedure di frontiera, cioè creare delle infrastrutture di trattenimento nei luoghi diciamo più prossimi alla frontiera, dove poi poter eseguire quelle procedure di valutazione della sussistenza e dei requisiti per essere ammesso al riconoscimento di status di protezione internazionale, di lo status di rifugiato o meno, o viceversa poter essere invece destinatari di provvedimenti di espulsione, assicurando tutti i diritti a queste persone, ivi compreso quelli giudiziari. Ecco perché il confronto necessario con il ministro. Ultima domanda brevemente, la sicurezza stradale, che è stato approvato il disegno di legge. Ma la sicurezza stradale è un altro dei temi, è un po' come i femminicidi, che incrocia sia problemi di carattere materiali, operativi, per i quali le dico noi dispieghiamo soprattutto in vista della stagione estiva notevoli risorse, basti pensare che abbiamo programmato per la stagione estiva aggregazione nei luoghi di trasferimento delle persone, luoghi turistici, più di 7.000 unità di personale delle forze di polizia. Per i controlli alcol. Esatto, poi c'è stato questo disegno di legge che abbiamo approvato con un lavoro congiunto col ministro Salvini, il ministro Valditara, quindi che ha previsto dei meccanismi di inasprimento rispetto a certi comportamenti, ma anche lì, e stiamo ragionandoci col ministro Salvini e col ministro Valditara, è molto importante la cultura, la prevenzione si fa attraverso la cultura. Io ho visto i dati che riguardano gli incidenti, soprattutto dei giovani tra i 18 e i 24 anni, la maggiore causa contestata, la circostanza contestata ai ragazzi è soprattutto la distrazione oltre che il ricorso alla velocità. Quindi è importante... Lasciate i telefonini in borsa. Esatto. Che è una delle... Esatto. Questo è altro, questo è altro. Grazie davvero. Grazie a lei. Ministro Piantedosi, buon lavoro. Grazie. E